museo Prado di Madrid, dove due giovani ecologisti hanno appoggiato le mani sulle cornici di due dipinti di Goya e sulla parete hanno scritto con vernice nera più 1,5 gradi per denunciare l'atteggiamento delle autorità sul riscaldamento globale. Negli ultimi giorni le azioni dimostrative degli attivisti di ultima generazione si sono moltiplicate, in particolare a Roma. Prima il blocco del traffico sul grande raccordo anulare e sulla tangenziale est, poi l'imbrattamento del Seminatore, capolavoro di Van Gogh esposto a Palazzo Bonaparte. Il dipinto era protetto da un vetro, non ha subito danni, da domani tornerà in mostra. Quattro le attiviste fermate e denunciate per danneggiamento aggravato, ma gli inquirenti potrebbero contestare il reato di imbrattamento e uso illecito di beni culturali, che prevede una condanna fino a 5 anni. Anche il blocco stradale è punito con la reclusione da 1 a 6 anni, pene raddoppiate se il fatto viene compiuto da più persone, come nel caso degli attivisti di ultima generazione. Ed è la natura la protagonista di queste foto davvero spettacolari, premiate per la loro pubblicità. L'obiettivo immerso per metà la superficie dell'acqua che divide in due l'inquadratura facendo dialogare due mondi. Serve tempismo e sangue freddo per realizzare uno scatto come questo, premiato insieme ad altri 48 dal concorso fotografico di Mangrove Photography Awards. Il mondo sommerso è la casa fragilissima di creature meravigliose come il granchio blu, sorpreso con le chele spalancate e pronto alla caccia. O le aragoste dei Caraibi che proprio tra le radici contorte delle mangrovie trovano il loro nascondiglio preferito. Un ecosistema fragilissimo, minacciato e distrutto dall'uomo, zona di binare, di confine tra terra e acqua, dove quella dolce del fiume si mescola al mare. Non solo bellezza, dunque, le fotografie servono a raccontare la sofferenza di questi luoghi quando vengono invasi dalla plastica. O il lavoro dei volontari che dedicano il loro tempo a proteggerli e a monitorarli lo stato di salute. La sezione dedicata a indagare il rapporto tra l'uomo e le foreste di mangrovie racconta anche di chi in Bangladesh sfida le api a mani nude per raccogliere il miele selvatico.